Cari telespettatori di Telegolfo, siamo a Parco Robinson, dove normalmente il gruppo Le Tradizioni fa il custode del Parco Robinson e allo stesso tempo fa le attività folcloriche. Accanto a me il vicepresidente del gruppo Gianni Polidoro, il presidente lo ricordiamo è Franco Tucciarone, state ad arrivare, che tra un po' arriverà, e con Gianni facciamo il punto di questi 40 anni. Un attimino, sono passati 40 anni dalla fondazione del gruppo. Abbiamo trasmesso nelle città italiane, europee, nel mondo il folklore, la nostra cultura, tradizione, nei modi migliori che potevamo farlo. Abbiamo avuto i momenti difficili, abbiamo superati tranquillamente, abbiamo avuto la forza di andare avanti e oggi siamo qui a festeggiare i 40 anni con un gruppo d'amici, tutti insieme qui festeggeremo appunto questo compleanno con l'augurio che la cosa continui nei migliori dei modi, ecco. C'è stato un rinnovamento anche del gruppo, no? Nel senso che magari chi ballava chiaramente anni fa oggi non balla. C'è stato un rinnovamento, comunque ci sono anche dei ritorni, perché avere, ne cito uno su tutti, uno che a livello musicale ha fatto la storia del gruppo Le Tradizioni, c'è Lucio Calasso che con noi collabora veramente nonostante gli impegni di lavoro, di famiglia, presenta ogni chiamata, risponde sempre con un dovuto sì, ecco, senza... Veniamo all'evento invece di questo weekend, che è l'evento della Sagra delle Regne. Dietro all'evento uno dei pilastri dell'organizzazione è proprio il gruppo, no? Quindi parliamo di quello che accadrà in questi due giorni. Allora, in questi giorni la festa della Sagra delle Regne inizierà stasera, appunto il compleanno delle tradizioni, continua domani sera allo stadio Caracciaro Calafa di Minturno con la serata medievale, dove saranno presenti gli arcieri, dove saranno presenti gli sbandieratori, dove sarà presente la giostra dei cavalli, dove ci sarà uno stand gastronomico, per cui invito tutti a partecipare alla manifestazione. Poi domenica la storica sagra si inizierà la mattina con la messa verso il convento San Francesco, poi continuerà alle 6 con la processione e inizierà poi la sfilata dei carri votivi e dei gruppi folclorici, che quest'anno saranno ben 7, da varie parti del mondo, dal Benin, dall'Indonesia, dalla Colombia, dall'Ecuador, dalla Serbia, ci saranno due gruppi italiani, da Magomer Sardegna e da Aviano Pordenone. Qui dico due parole, Aviano è presente in quanto è gemellato con il gruppo Le Tradizioni, ha avuto la stessa storia del gruppo Le Tradizioni, momenti difficilissimi che hanno fatto la storia del gruppo. Loro sono nati molto prima di noi, però ci ha unito questo tragico evento a tutte e due, e in più l'unione di un matrimonio, Caterina Treglia di Minturno e Lucio Guglielmi del gruppo d'Aviano, a cui io faccio i migliori auguri, e siamo tutti qua. Allora, è un momento di gioia, però una parola di ricordo per quello che è stato un evento che ha comunque creato uno sconvolgimento all'interno del gruppo, no? Noi in quei periodi l'abbiamo vissuta un po' tutti, no? È stato un momento molto difficile, va ricordato, non va dimenticato, noi lo dimentichiamo sempre, ricordiamo sempre quella data con tanto, difficile trovare delle parole perché è difficile. Me lo immagino, però diciamo un grazie al gruppo per aver resistito. E per essere riusciti anche in un momento ad andare avanti. Sì, io voglio fare un ringraziamento particolare a tre persone che in quel momento difficile ci siamo trovati, io, la famiglia Ruberto, Aristide Calasso, oggi vice sindaco, 2 anni fa addirittura sindaco di Minturno, cui dico sempre un grazie per il gesto che ha fatto di darci questo spettacolo
di sede, struttura, e gli va detto un grazie. Lui nel momento difficile, nonostante non partecipava attivamente, ma era una persona che dietro di noi era sempre presente, ha collaborato in altri modi e in altre situazioni. Meritano un grazie queste persone. Ad onore del vero, l'intervista con l'assessore Fabio Sartarelli ha fatto i complimenti al gruppo, perché quando hanno ceduto questa struttura al gruppo delle tradizioni, quello che noi vediamo qui attorno oggi non c'era, quindi poi il gruppo si è rimboccato le mani. No, qui era, io ho delle foto ben conservate nel cassetto lì della segreteria del gruppo. Questa, definirla una giungla, fa i complimenti al Parco Robinson. Abbiamo trasformata in 3-4 mesi, io, Stefano, cito tutti, Stefano Langone, Raffaele Buonemani, Attilio Carpino, Franco Saltarelli, se mi dimentico D'Alessandro, Vincenzo, Mastroianni, Giuliano, se mi dimentico qualcuno, però un grazie a questo gruppo di persone che veramente qui è stato notte e giorno per trasformare, come potete vedere attraverso pure le immagini televisive, questo posto in una chicca veramente del comune di Minturno. Guarda, oggi ce la invidiano tutti, ma ieri nessuno voleva mettere piede qui a Parco, non sapevano nemmeno che esisteva a Minturno, molte persone non sapevano che esisteva Parco Robinson. Oggi Parco Robinson è una perla, dopo il Teatro Romano e la bellezza di Portanova, credo che è veramente una perla per il comune di Minturno. Guarda, noi cercheremo di mantenerla sempre nei migliori dei modi. Poi l'ultimo compito è quello di presentare la tua compagna televisiva, allora, in questo caso. Allora, la mia compagna televisiva è una delle componenti del gruppo, una delle più giovani, è entrata a far parte del gruppo 2 anni fa, con lo spirito di veramente di farne parte, è una persona molto attiva, gli faccio i complimenti, lei si chiama Daniela Fedele, e gli dico un grazie veramente, ma a lei, ma lo dico a tutti, non posso qui stare a fare un elenco perché dimenticherei sicuramente qualcuno, allora tutto il gruppo, il mini gruppo, chi lo porta avanti, grazie, cercheremo di fare sempre del nostro meglio. Allora noi vi lasciamo alla festa e poi vi seguiremo in questi 2 giorni. Io vi ripeto, mi dimenticavo di una cosa molto importante, che a parte la serata di stasera, quella di domani e quella di domenica, mercoledì sera qui a Parco Robinson ci sarà l'esibizione soltanto dei gruppi stranieri, ci sarà uno spettacolo, una serata di gala del folklore mondiale qui a Parco Robinson, versando una semplice quota di ingresso di 5 euro per sostenere veramente le casse della sagra, perché ha un costo elevatissimo e noi cerchiamo di migliorare la situazione sempre nei migliori di modi. Cerchiamo di ripristinare questa sagra che noi ricordiamo da ragazzi, non era un'altra sagra. Non è facile, non è facile. È difficile, lo sappiamo. È difficile, noi ce la mettiamo sempre, poi giustamente... è difficile, lo sappiamo, però sappiamo pure che bisogna preservare quelle che sono le tradizioni del luogo. Esatto, e noi cercheremo in tutti i modi, voglio citare appunto che il presidente della Sagra delle Regne del Francescano, padre Francesco De Biasi, che sempre con noi, disponibili, ci permette di gestire tutto quello che vogliamo fare, ecco, veramente grazie a tutto il comitato, grazie a tutti. No. E grazie a te.